Buonasera, prosegue con i controlli sul territorio della Guardia di Finanza di Imperia di contrasto al lavoro irregolare. A seguito delle ultime verifiche, le fiamme gialle hanno scoperto due ristoranti a Bordighera e a San Lorenzo al Mare che impiegavano diversi lavoratori in nero. Sentiamo. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza d'Imperia, nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, ha scoperto un ristorante con più unità locali nella provincia d'Imperia, come a Bordighera e a San Lorenzo al Mare, nel quale erano presenti lavoratori in nero. Le indagini si sono concluse con la scoperta di 9 lavoratori totalmente in nero, tra camerieri e addetti alle cucine, su un totale di 12 dipendenti, tutti italiani. L'elevato numero di lavoratori nero impiegati nell'esercizio commerciale controllato, nella percentuale del 70% rispetto a quelli regolarmente assunti, è stato segnalato dal nucleo di polizia tributaria alla Direzione Territoriale del Lavoro d'Imperia, che ha emesso il provvedimento di chiusura temporanea dell'attività. Il titolare, oltre a dover regolarizzare la posizione dei dipendenti, rischia salatissime sanzioni amministrative fino ad un totale di 50.000 euro. Nuovo sequestro di tabacco di contrabbando al porto di Genova. Questa volta la Guardia di Finanza ha intercettato 56 kg di tabacco da narghilè importato illegalmente dal Nord Africa. Vediamo. La Guardia di Finanza di Genova e l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dei controlli effettuati nel porto del capoluogo Ligure in occasione dell'arrivo di motonavi dal Nord Africa, hanno fermato nei giorni scorsi un furgone proveniente dalla Tunisia condotto da un cittadino francese di origini maghrebine. Durante il controllo del mezzo sono stati rinvenuti 56 kg di tabacco da narghilè occultati nei bagagli trasportati. Il responsabile è stato quindi denunciato per contrabbando alla locale autorità giudiziaria. Non si tratta del primo caso di questo genere. La frequenza dei sequestri di tabacco per narghilè nel porto di Genova è infatti sintomo della redditività del traffico, considerato che l'utile generato dalla vendita in Italia o in Francia è molto alto. Solo il quantitativo di quest'ultimo sequestro avrebbe infatti fruttato alla vendita un profitto di circa 5.000 euro. E quando la stagione estiva è ormai alle porte, ad Imperia proseguono i provvedimenti di demolizione dei dehors per vecchie irregolarità. Un controllo preventivo e più veloce avrebbe permesso di sanare quanto non corretto, con un risultato sicuramente migliore per una città pronta ad accogliere i turisti che sceglieranno la Riviera per le vacanze estive. Vediamo. I dehors di Imperia possono essere considerati come un'immagine esplicativa della città, soprattutto in vista dell'ormai imminente stagione estiva. Sono infatti ormai molti i dehors che negli ultimi giorni, o comunque nel recente passato, sono stati chiusi. A seguito di una serie di verifiche avviate dagli uffici comunali, infatti, sono state riscontrate irregolarità che hanno comportato questi provvedimenti. Le critiche su quanto accaduto hanno riguardato il fatto che queste situazioni siano state scoperte solo dopo anni, con un intervento ritenuto quindi ora inutile e anche ingiusto, se non addirittura negativo per l'immagine turistica di Imperia. Girando sul territorio si possono notare le poche tracce rimaste di quello che una volta era il chiosco alla Rabina, demolito ormai da circa un anno. Più recente è stato invece il dispositivo che ha riguardato una struttura che si trova a Borgo Peri. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato quello rimosso al fondo della Rabina verso l'incompiuta. Forse un controllo preventivo e più veloce avrebbe permesso una regolarizzazione di quanto non corretto, con un risultato positivo per una città pronta ad accogliere i turisti che sceglieranno la Riviera per le vacanze estive. Dopo i primi incontri che hanno coinvolto più del 50% dei sindaci della Liguria, la Regione ha fatto il punto sui progetti in tema di sanità. Tra gli obiettivi indicati nel libro bianco, anche il potenziamento dell'assistenza agli anziani a domicilio. Ne ha parlato l'assessore regionale alla sanità, Sonia Viale. Un percorso condiviso, non una riforma calata dall'alto. Abbiamo fatto più di 100 incontri con chi ha richiesto di essere ascoltato. Abbiamo incontrato più della metà dei sindaci di tutta la Liguria nelle conferenze dei sindaci, tutti gli operatori, le aziende ospedaliere, gli erogatori, il mondo del privato.
le associazioni rappresentanti dei lavoratori, i sindacati. Io devo dire che oggi abbiamo veramente tanti spunti di lavoro concreti di persone che quotidianamente lavorano nel mondo della sanità e nel sociosanitario e andremo anche a definire dove andare a fare i cosiddetti recuperi delle risorse, perché a risorse date dallo Stato centrale certamente noi dobbiamo ottimizzare la risposta da dare ai cittadini liguri e che prevalentemente purtroppo si basa sulla cronicità, su una fascia d'età anziana e quindi dobbiamo molto investire su quella parte che punta alla deospedalizzazione delle persone anziane e la vicinanza più possibile alle loro case per le cure. Il presidente della regione Giovanni Toti ha commentato la nuova riforma dei porti. Secondo il governatore Ligure servirà una maggiore autonomia con strutture di governance più privatistiche. Sentiamo. Il mio modello di sviluppo non è ipercentralista come quello di questo governo. Ritengo che i porti, soprattutto i porti importanti, dovrebbero avere una marcata autonomia, sapere gestire le risorse in modo autonomo e avere meccanismi premiali per l'efficienza che riescono ad esprimere. Molti porti del nord a cui ci facciamo spesso riferimento hanno meccanismi di gestione molto, molto locali ma molto efficienti. Questa è una riforma che mette a sistema una serie di iniziative ed è un bene che gli investimenti diventino sinergici, è un male a mio modo di vedere che non si sia lasciata più autonomia ai porti, che non si siano create strutture di governance più privatistiche, anzi tornando indietro verso la pubblica amministrazione. Dopodiché, siccome il meglio talvolta è nemico del bene, è una riforma che si aspettava da tempo, ben venga questa riforma, la applicheremo al meglio. Poi le riforme sono importanti, ma è importante soprattutto come si applicano ai territori e come lavorano in sinergia con le altre istituzioni. Quindi mi auguro che si faccia in fretta, che si nominino in fretta i nuovi vertici dei porti italiani, che si possa cominciare a lavorare a quel modello di sviluppo di cui qua abbiamo estremamente bisogno e estremamente in breve. Non abbiamo tempo da perdere, abbiamo molte occasioni da cogliere, abbiamo bisogno di un porto, anzi di porti, Spezia, Genova e Savona, che seguano i piani di sviluppo ambiziosi di questa regione. Sono contento delle modifiche che come conferenza delle regioni siamo riusciti ad inserire sia in tema di sistema integrato della logistica sia in tema di accorpamenti, ovvero quei lassi di tempo che si possono prendere concertandoli con il governo per gli accorpamenti più complessi come ad esempio quello tra Genova e Savona che credo richiederà del tempo e alcune riflessioni. In verità il Consiglio di Stato non ha ancora liberato la riforma, quindi vedremo le osservazioni del Consiglio di Stato. Andrà come noto in Parlamento per i pareri obbligatori delle commissioni competenti, che credo si prenderanno una quarantina di giorni, dopodiché dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Quindi prevedo che abbiamo ancora qualche settimana di riflessione. Le mie idee sul porto sono piuttosto note, mi pare che siano peraltro condivise anche dai colleghi governatori della macro area di Nord-Ovest che sui porti di Genova e Savona fa premio perché è quella con cui poi lavora e credo che, ripeto, i miei criteri siano criteri limpidi e cristallini. Penso che serva una personalità di spiccate capacità tecniche ma di anche capacità di visione politica che sia coerente con un sistema di sviluppo che stiamo costruendo in questa macro regione, che sia coerente con i piani di sviluppo che questa regione vuole fare e che ne condivida le ambizioni. Le autonomie locali vogliono dire questo, esprimere governi a tutti i livelli che siano coerenti con la volontà degli elettori. Qui mi pare che sia stata chiara. Nel primo pomeriggio di oggi alla scuola media di Bussano, l'assessore all'ambiente Eugenio Nocita e il consigliere comunale Giovanna Negro hanno consegnato agli studenti i primi deplianti illustrativi realizzati da Amaglie relativi alla raccolta differenziata. Il servizio. Sono stati consegnati alla scuola media di Bussano i primi dépliants sulla raccolta differenziata. Ecco, com'è stato questo incontro con i ragazzi? Voi avete assistito, diciamo, consegnare mi sembra limitativo, nel senso avete sentito che ho fatto, spero, una lezione abbastanza importante di ecologia e ci ho messo tutto me stesso, devo dire che da quando ho avuto anche l'incarico da parte del sindaco della scuola e dell'educazione ambientale mi sto dando da fare in modo particolare per, diciamo, supplire a tante carenze che la scuola in sé ha e che, diciamo, nella nostra città negli anni precedenti sicuramente è stato fatto poco per insegnare un pochino
che un rifiuto può non essere tale, che un rifiuto può essere virtuoso, e a cercare di produrre meno rifiuti possibili e ovviamente differenziare in modo adeguato, come ho tentato di spiegare. Presto andrete nelle scuole elementari con l'aiuto di questi studenti? Sì, la mia idea è quella proprio di formare 3-4 ragazzi delle medie e poter utilizzare un linguaggio simile tra ragazzi per poter educare e informare anche i bambini delle scuole elementari. La finalità di iniziare dai più piccoli, diciamo, della nostra società, è quella di fare sì che poi loro, nelle loro case, ognuno nella propria casa, possa trasmettere questo importante messaggio anche agli adulti. Proprio qui a Bussana si svolge la raccolta differenziata porta a porta. Questo è un buon punto di partenza? Sicuramente è un buon punto di partenza, così come anche un buon punto di partenza che, quando ho chiesto a qualche volontario che mi possa accompagnare in questa missione, devo dire che ai 3-4 che mi serviranno si sono levate una ventina di mani, e quindi poi purtroppo sarà anche brutto dover scremare tutti quelli che vogliono venire, vuol dire che nelle prossime occasioni vedremo di coinvolgere tutti. Questa iniziativa andrà avanti? Sicuramente sì, l'anno scolastico è quasi alla fine, però è mia intenzione cercare di fare in modo di visitare tutte le scuole della nostra città, medie e possibilmente anche elementari, entro la fine dell'anno scolastico. Comunque è un progetto che riprenderà sicuramente con l'inizio del prossimo anno scolastico, perché su queste tematiche, che sono sicuramente nuove per quanto riguarda la scuola, bisogna insistere tantissimo, non basta una volta sicuramente. La segreteria regionale di Alternativa Tricolore ha espresso solidarietà alle famiglie degli alunni della scuola elementare di Sanremo che si sono opposte alla visita culturale del loro figlio alla nuova moschea presente al borgo. Un'iniziativa che sta facendo molto discutere, che era stata presa dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Silvia Colombo. La visita non è stata comunque annullata e vedrà quindi la partecipazione solo di alcuni bambini della classe. L'azienda territoriale regionale Edilizia Provincia di Imperia ha pubblicato il bando per l'assegnazione e locazione di 8 alloggi a San Bartolomeo al Mare nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di alloggi a canone sostenibile. Il bando è scaricabile dal sito dell'Arte e da tutti i portali dei comuni del Golfo Dianese. Fino al 23 giugno si può far domanda per i servizi scolastici e accessori erogati dal Comune di Imperia. Si tratta dei servizi di scuola bus, prescuola, pranzo assistito, dopo scuola e dopo scuola breve. Fino a venerdì 13 maggio le iscrizioni si potranno fare direttamente nello sportello allestito nell'atrio della sede comunale di Piazza Dante, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Dal 16 maggio si proseguirà al terzo piano presso il servizio prima infanzia e attività educative, sempre con lo stesso orario. Il modulo per presentare la domanda è disponibile sul sito del Comune di Imperia. I carabinieri di Sanremo hanno arrestato 3 tunisini per furto aggravato. Si tratta di 3 uomini, 42, 34 e 31 anni, pregiudicati clandestini con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. I 3 avevano scelto come bersaglio un'autovettura parcheggiata sul lungomare Italo Calvino a Sanremo. I militari li hanno sorpresi mentre forzavano la portiera e stavano rubando all'interno del veicolo. I carabinieri della sezione Catturandi del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Genova, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Sanremo, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 51enne tunisino. Sullo straniero pendeva un ordine di carcerazione perché condannato a 3 anni di reclusione per il reato di riciclaggio. Lo straniero è stato rintracciato per le vie del centro di Sanremo. Facciamo una breve pausa, tra poco. Il prossimo anno Genova potrebbe ospitare i Giochi Olimpici Europei. L'annuncio della candidatura è stato dato in occasione della premiazione del genovese Francesco Bocciardo, fresco campione paraolimpico di nuoto agli europei portoghesi. Sentiamo.
Dottore, una giornata bellissima in regione, intanto perché è arrivato da poche ore Francesco Bocciardo di rientro dal Portogallo, avete scelto di premiarlo nel contesto migliore insieme al presidente del CIP Pancalli in un'occasione speciale in cui si annuncia una regione Liguria che nel 2017 potrebbe essere teatro di un grandissimo evento. Ma il fatto che Francesco abbia accettato il nostro invito oggi credo che sia bellissimo, non ci poteva essere momento migliore che dargli un riconoscimento anche regionale come il premio di Stelle nello Sport, a cui Regione Liguria ovviamente dà il suo sostegno, davanti al presidente del Comitato Paralimpico. Credo che fosse davvero la chiusura di un cerchio, il segno di come quando le federazioni e il comitato anche a livello regionale lavora bene, poi arrivano anche i campioni, arrivano anche i risultati. Quindi l'energia e diciamo la commozione di Francesco credo che abbia detto più di qualunque altra parola che potevamo spendere oggi, anche perché ha detto una cosa importante, che il suo esempio e gli esempi di campioni come lui devono servire agli altri disabili per capire che possono farcela, che ci sono gli strumenti per allenarsi e per tentare ovviamente qualche primato anche nel mondo e nella sfera della disabilità. Questa è una giornata importante perché il presidente Pancalli è venuto a presentarsi come ente pubblico. Il fatto che adesso il Comitato Paralimpico sia ente pubblico ovviamente non è un qualcosa di burocratico, è un qualcosa che dice molto dal punto di vista operativo. Regione Liguria ovviamente farà tutti i protocolli che deve fare e installerà tutte le pratiche anche con questo comitato, perché è giusto che sia così, quindi anche nel sostegno delle iniziative. Io mi sono permessa di dire, e lo voglio ribadire con forza, che questa giunta ha dato un segnale di priorità e premialità alla disabilità forte, ma non abbiamo dato sullo sport soltanto, l'abbiamo dato in maniera trasversale su quelle che sono le varie deleghe. Io in chiusura d'anno, lo scorso anno, abbiamo corso in assestamento di bilancio per garantire il sostegno a scuola, il sostegno di trasporto agli alunni disabili, perché non c'erano, e siamo riusciti a coprire in assestamento di bilancio questo servizio. Abbiamo fatto un bando per la formazione di oltre 3 milioni di euro per corsi di formazione per i disabili, e credo che questo anche sia un segnale. Io ho detto che a breve il prossimo bando dell'inclusione sociale, sempre Fondo Sociale Europeo, sarà aperto per la prima volta anche allo sport. Questo vuol dire che le associazioni sportive che fanno volontariato, che fanno iniziative per i disabili, potranno chiedere un sostegno, e credo che questo non sia poco come segnale. Dopodiché il grande sostegno che dobbiamo dare ovviamente al presidente Pancalli, ai Liguri, è quello nella candidatura del 2017 come diciamo Genova città del campionato europei paralimpici. È una chance che abbiamo, non sarà facile per dei cavilli burocratici che impediscono all'Italia di candidarsi prima che venga decisa quale sarà la sede delle Olimpiadi del 2024, però ce la possiamo fare, abbiamo un 50% di possibilità. Io credo che ovviamente il comitato abbia bisogno del sostegno delle istituzioni, la Regione Liguria glielo darà in pieno, e già è bello che abbiano pensato a Genova. Il fatto che un presidente nazionale venga a dire che ha scelto Genova come candidata per i giochi europei paralimpici credo che sia un bel segnale per tutti, vuol dire che il comitato regionale ha fatto il suo, che le federazioni hanno fatto il loro, e c'è un grande fermento anche da parte dei ragazzi disabili per poter portare alto diciamo il nome della Liguria, e quindi credo che tutte le chance che possiamo giocarsi dobbiamo assolutamente farlo in vista del 2017, non dandolo come risultato scontato ma come traguardo assolutamente da porci. Fantastico. Fine settimana all'insegna dei motori ad Imperia in Valle Impero, è infatti in programma un appuntamento organizzato dal Motoclub Imperia dedicato alle moto da cross d'epoca. Vediamo. Il Motoclub di Imperia porta nel capoluogo un altro appuntamento di grande importanza, campionato italiano gruppo 5 di regolarità. De Luca, di che cosa si tratta? Quando l'appuntamento? Allora, l'appuntamento domenica 15, partenza alle ore 8.30 da Calata Cuneo. Lo svolgimento della stessa sarà nell'entroterra con partenza da Chiusa Vecchia, e le prove speciali si svolgeranno diciamo nei paesi di Chiusanico e di Cesio. Noi attendiamo che arrivino numerose persone. Ad oggi possiamo contare su 250 iscritti effettivi. Al sabato faremo le OP, che sarebbero le iscrizioni, alle 2:30 ai sogni d'estate, sempre diciamo alla spianata di Imperia Oneglia. Sarà sicuramente una bella manifestazione di un alto livello, anche se si tratta di moto d'epoca. Moto d'epoca, tra l'altro, con un memorial Luigi Sappia che era il nostro presidente. Che diciamo ora non c'è più, per cui lo ricordiamo vivamente in questa manifestazione. Ecco.
Ci saranno momenti quindi anche a Imperia, non soltanto lungo le piste, lungo il circuito, nella gara vera e propria, ma momenti per la gente anche a Imperia per potersi avvicinare, vedere i piloti, vedere queste moto che hanno fatto anche la storia del motociclismo, il motocross. Certamente, anche perché poi queste persone, diciamo, al sabato pomeriggio, quando faranno le verifiche dei mezzi, i loro mezzi verranno parcheggiati nella Calata Cuneo, dentro, diciamo, un parco chiuso che sarà custodito durante la notte, dove la gente che passerà potrà ammirare moto che magari non ha mai visto, moto anche di un certo valore che diciamo, con le quali parteciperanno questi piloti. Assessore Vassallo, dopo le mitiche 500, sempre motori a Imperia, questa volta però delle moto da cross, ma d'epoca. Assolutamente, dopo le macchine siamo riusciti con grande soddisfazione a portare un 250 persone già iscritte a un motoraduno d'epoca che chiaramente farà anche una gara nell'entroterra, e questa è una cosa importante per la nostra città. Effettivamente, come diceva lei, dopo le 500 abbiamo portato le moto. È sempre una promozione del territorio, è sempre un introito di turismo, e Calata Cuneo la facciamo nuovamente vivere. E mi auguro anche per i commercianti che ci sia il pieno della soddisfazione, perché insieme agli atleti, insieme ai partecipanti, chiaramente ci sono le famiglie che li seguono. Pertanto un altro weekend che, se il tempo ci aiuta, riusciamo a far vivere la nostra città un altro sabato e domenica. Questa mattina l'assessore allo sport del Comune di Imperia, Simone Vassallo, ha consegnato al runner imperiese Francesco Goggi un riconoscimento per l'attività sportiva svolta. La premiazione si affianca a quella effettuata alcuni giorni fa presso la palestra della ASD Radiosa Primavera, quando l'assessore Vassallo ha consegnato alla 17enne Laura Moretti un attestato per gli ottimi risultati ottenuti nel Jiu-Jitsu brasiliano. La Moretti nel corso del 2015 è stata campionessa italiana juniores nei pesi piuma e vice campionessa nel 2016. L'associazione culturale Apertamente Imperia, l'associazione Guernica Solidale, con il supporto del CESPIM e il patrocinio del Comune di Imperia, nel piano dell'attività programmata per l'anno 2016, diritti calpestati e diritti conquistati, organizzano l'incontro Da questa parte del mare, migranti come noi. L'appuntamento è per venerdì nella sala convegni del Museo dell'Olivo di Via Garesso ad Imperia alle 20:45. Il Teatro del Banchero andrà in scena venerdì 13 maggio alle 21 presso lo Spazio Calvino di Imperia in Via Nizza, con lo spettacolo Siamo tutti anime in viaggio. Nell'anno del ventennale del Banchero saranno infatti ben 4 gli spettacoli di saggio a cui quest'anno hanno contribuito professionisti di valore nazionale ed internazionale. Puntata speciale in esterna venerdì ad Imperia per la nostra trasmissione Segnalibro. Il programma vedrà registrato alle 21 presso la libreria Mondadori di via Don Abbo 5 ad Oneglia, dove è prevista un'intervista pubblica di Daniele Lacorte a Lorenzo Beccati sul suo ultimo libro dal titolo Enigma, pubblicato da Nord Edizioni. Ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Eventi, cantieri sull'autostrada dei Fiori e il quadro meteo. Ecco qui di seguito i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 fra Savona e il confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta fino a venerdì 6 maggio, anche notturno. Tra San Bartolomeo al Mare e Imperia Ovest, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta fino a domenica 8 maggio, anche notturno.
In direzione Genova, carreggiata sud, tra Imperia Ovest e San Bartolomeo, cambio di carreggiata per adeguamento sismico viadotto Oliveto 2, fino a domenica 8 maggio, anche notturno. Tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, cambio di carreggiata per rifacimento della pavimentazione, fino a venerdì 6 maggio, anche notturno. Vediamo il quadro meteo di Arpa al Meteo Liguria. Domani è mercoledì 11 maggio. Il sopraggiungere della perturbazione determina piogge diffuse fin dalle prime ore del mattino, anche persistenti sul Levante dal tardo pomeriggio. Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco, con fenomeni fino a forti più probabili al mattino sul centro ponente, al pomeriggio sul centro Levante. Umidità su valori alti, venti moderati settentrionali a ponente, sudorientali sul Levante fino al pomeriggio, moderate sudoccidentali in serata. Il mare sarà molto mosso al mattino, temporaneo calo pomeridiano, molto mosso al Levante in serata per onda da libeccio. La Protezione Civile segnala piogge moderate, cumulate significative od elevate e possibili temporali forti. Dopodomani, giovedì 12 maggio, si mantengono condizioni di instabilità, con nubi diffuse e piogge a Levante. A ponente invece è prevista variabilità, con deboli precipitazioni residue al mattino. Poi le nubi si apriranno per lasciare spazio a schiarite via via più ampie. Umidità su valori alti, venti da sud-ovest generalmente moderati, mare in aumento fino ad agitato con mareggiata a Levante. La Protezione Civile segnala mare localmente agitato, mareggiate a Levante e piogge significative. È tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento alle prossime edizioni, se volete sul nostro sito imperiatv.it. Grazie ancora e buona serata.